Ciao ragazzi, come state? Bentornati con un nuovo video. Sono andato giovedì a vedere In Up and Dead a Milano, allo Slaughter Club, ed è stato. Definire un bel concerto non lo so, però un concerto sicuramente interessante. Sì, dai, alla fine i Napalm sono sempre i Napalm. Infatti volevo un pochettino rispondere a quelli che mi hanno scritto: ma perché c'è Barney tipo che suona seduto? Perché non c'è Shane Embury? E vi dico un pochettino di inside stories, perché ho avuto la fortuna di scambiare due chiacchiere con Danny Herrera, il batterista, grazie a Chris della Foot Blaster, che è andato il giorno a portargli il kickpad nuovo e i trigger nuovi, e in cambio Danny Herrera ci ha fatto entrare ovviamente col pass nel backstage, ma mi ha anche regalato una maglietta di Napalm Death. Quindi Napalm Death che mi regalano una maglietta è stato un momento non storico di più della mia vita, no? È come se a uno che è super fan dei Sepultura, i Sepultura gli regala una maglietta. Porca troia, che storia. Se l'avesse saputo il Rafael Saini di 15 anni, che per la prima volta ha ascoltato Scam dei Napalm Death, che un giorno sarebbe dato questo momento, non ci avrebbe creduto. Ma torniamo a noi, che è successo? Ma soprattutto perché i Napalm Death hanno continuato a fare un tour in queste condizioni? Premetto che onestamente, quando ho visto le foto di Barney, cioè con la sedia così, con la gamba ingessata, ho detto: minchia ragazzi, siamo veramente non alla frutta, siamo proprio alla mazza caffè. Ed è sempre interessante vedere come la nostra opinione, senza sapere i fatti, è un'opinione basata spesso sul niente. Perché mi sono detto: vabbè, mica cazzo, quando sei così, manca Shane Embury, lui, quello è sdraiato, cazzo, cancellatelo il tour. Ed ero di questa opinione, dico la verità, finché non ho parlato appunto con Danny Herrera. Allora, che è successo? Perché la prima cosa è stata che Barney si è rotto la gamba al piede saltando sul palco, e quindi a quel momento lì non ha più potuto stare in piedi, quindi dal vivo rimaneva con la sedia alla Kurt Cobain nell'Unplugged famoso, no? E invece ultimamente, nel senso che Shane Embury, che è un altro pezzo di storia dei Napalm Death, non solo, ha avuto dei problemi di salute e ha dovuto lasciare il concerto dopo Parigi, se non sbaglio, ed è stato sostituito dal loro tour manager, che si è imparato i pezzi in 2 giorni, e comunque questo tour sta continuando con una formazione incasinata, anche perché alla chitarra, come sapete, da tanti anni non c'è più Harris. C'è uno che era il loro roadie, un sostituto, che non si è mai capito se è nella band o meno, quindi diciamo che c'erano praticamente 2 quarti dei Napalm Death sul palco. E qui chi come me o come voi non sa un cazzo di questa situazione direbbe: minchia, in questi casi qua, ragazzi, cancella, ripeniamo le cose più avanti, no? Questo sarebbe il mio pensiero. E finché non ho parlato con Danny, e la cosa interessante di che a parte vabbè, la gentilezza di Danny Herrera, che lo rende oltre un'icona nella musica di quel tipo, una persona speciale, mi ha detto: guarda, con tutto quello che è successo, noi stavamo pensando seriamente di cancellare. Poi siamo resi conto che un sacco di band in questo tour, cioè, sono qui per noi, contano su di noi. E infatti lì ho capito, cioè, in effetti, tutto il tour, mica sono solo loro. Ci sono gli Escuela Grind, i Trans-Siberian Meat Grinder, e se non sbaglio, e i Drop Dead. Quindi sono 3 tour, 3 band, tra cui non ricordo quante di queste sono americane. Se non sbaglio, 2 su 3. 2 su 3 sono americane, quindi pensa a quello, delle band che vengono in Europa per fare il tour con i Napalm Death, e i Napalm Death a metà tour cancellano perché ci sono problemi. Quale sarebbe stato il danno non solo economico, ma anche proprio il danno morale, il danno emotivo? In questi casi è la classica cosa di fare una scelta difficile, ma fare la scelta giusta. E io, dopo quello, mentre prima avrei detto: no, minchia, io avrei cancellato, buona, ciao. Dopo quello che mi ha detto Danny Herrera, tutti quanti contano su di noi per questo tour, e se noi molliamo, che cazzo succede? In effetti, senza di loro il tour avrebbe avuto ancora meno vendite, avrebbe avuto molte meno vendite, molti meno soldi, molto meno pubblico per i gruppi di supporto. E quindi alla fine della fiera, guarda che interessante, i Napalm Death non è che hanno fatto la cosa giusta, hanno fatto l'unica cosa che andava fatta, cioè continuare in una situazione assolutamente agghiacciante, ma che non prevede quitters, non prevede gente che abbandona, perché abbandonare avrebbe creato molti più danni che non continuare così. Poi la fortuna di Napalm qual è? Mi ha detto anche Danny, che i loro fan va bene tutto, ma anche a me, perché alla fine io sono talmente tanto legato
a Enough and Death, sono tanto legato alla figura di Enough and Death, neanche più la musica di Enough and Death attuale neanche mi interessa più, è la figura della band che per me avrà sempre un valore, quindi alla fine anche se quello è seduto, se quello non c'è, è solo un'altra figurina nell'album delle cose che il grind ci propina. Quindi in definitiva, secondo me, ora con tutto quello che ho saputo, i Enough and Death hanno fatto la cosa giusta, anzi non la cosa giusta, l'unica cosa che andava fatta. E secondo voi invece cosa hanno fatto? Una cosa giusta o dovevano cancellare e quindi lasciare nella merda tutti i gruppi di supporto? Fatelo sapere nei commenti. Un like, un commento, attivate la campanella e a presto ragazzi. Ciao!